Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale creativo di Maglia e Uncinetto e Ricamo. Oggi voglio farvi vedere dei lavoretti che ho fatto in questo periodo. Ho fatto questa sciarpa in lana, semplice, fatta con i ferri numero 5, tre gomitolini di lana 120 metri e totale della lunghezza di sta sciarpa e di 1,70 m, 1,70 m. È fatta mettendo 50 maglie e a costine una a una. È una maglia facilissima, facile da fare ed è bella sia per uomo che per donna, in base a magari ai colori. Questa qua nera così va bene sia a uomo che donna. Ed è carina e l'ho fatta perché poi ho qui da consegnarla più avanti quando fa poi freddo. Poi ho fatto dei lavori di ricamo. Ho voluto portarmi avanti per dei lavori di Natale e ho fatto questo centro. Avevo della stoppa di cotone, di lenzuola di una volta. L'avevo tenuta lì e così ho pensato di utilizzarla per fare i ricami. Infatti è un bel cotone e va bene. Poi avevo dei fogli decalcabili che avevo preso anni fa, avevo comprato mani di fato nel periodo di novembre e quindi ci sono già tutte queste cosette di Natale. E così ho pensato di... li avevo tenuti lì ed erano carini e così ho pensato di fare questi ricami decalcandoli con il ferro sulla stoffa e poi avevo del cotone mulini da ricamo e li ho ricamati così come avevo il filato. Ho fatto questo qua e poi ne ho fatte due piccoline da mettere a fianco e anche qui ho fatto tutto con l'ago tutto attorno e poi ho tagliato appunto erba e qui il punto pieno, diciamo, lavorato semplice semplice. E poi ho ancora fatto questo lavoro che non ho ancora terminato, ma mi piaceva anche tanto da fare, da mettere poi sulla porta. E sono due topolini con scritto auguri, che poi ve lo farò poi vedere quando e poi finito. E anche qui era decalcabile, ho usato sempre questi pezzi di cotone di un lenzuolo e poi è ricamato appunto erba. E anche questo qui lo trovo carino, poi lo cucio e faccio poi metto poi un pezzetto di legno e un cordino per appenderlo poi come sulla porta nel periodo natalizio. E anche questo mi piaceva tanto ed erano anche tanti anni che avevo di quel decalcabile che non usavo, diciamo, e quindi in questo periodo ho fatto tutti questi ricami proprio per fare qualcosa di diverso. Poi ho iniziato, volevo farvi vedere quello che avevo iniziato. Ho iniziato questa tendina, però non faccio questi scalini, ma la faccio dritta da qui così. La faccio dritta perché per quella finestra che devo metterla è meglio farla qui dritta, sta meglio perché rimane solo un fiore, per quello che è un fiore centrale, quindi trovo che sta meglio e ho già iniziato a farla. Adesso vi faccio vedere, ho già iniziato. Vi faccio vedere, ho già per questa finestra, ho già iniziato, qui è la parte centrale, adesso faccio ancora qualche giro di punto rete e poi inizio nella parte centrale questo fiore, una tendina a file. Infatti mi piaceva e per la finestra che devo farla va bene solo un fiore. E quindi ho preso le misure e adesso faccio ancora qualche giro di punto rete e poi inizio il fiore. Poi appena che rimane
po' più avanti ve lo faccio poi vedere come rimane. Vado da basso in alto e poi su faccio poi i buchini per mettere la bacchetta. Ecco qua. E poi volevo farvi vedere anche un regalo che mi avevano fatto, che io metto sempre nei lavori che faccio perché così restano profumati. Mi avevano regalato questi sacchetti di lavanda e queste saponette anche profumate ai fiori. Come vi avevo già detto, forse in un video, a me piace tantissimo mettere queste saponette profumate nei cassetti dove ho la roba o nell'armadio che resta tutto profumato. Infatti, questa signora sapeva che a me piaceva tanto mettere le saponette e infatti è arrivata con queste saponette che sono naturali, buonissime, profumate e sto sacchettino di lavanda da mettere che a me piace tantissimo e metto nei cassetti come si usava una volta, come faceva già tanti anni fa mia nonna, poi mia mamma, diciamo proprio perché la roba sappia di buono, mettiamo sempre le saponette nei cassetti, negli armadi. E così ho voluto condividere con voi questo piccolo regalino che mi hanno fatto, che a me piace tantissimo. Spero che questi lavori che vi ho fatto vedere possano essere anche utili a voi. Spero che siate tutti bene, che anche voi siate riusciti a passare un bel agosto, un bel Ferragosto, che avete fatto le ferie. Io sono stata qui a casa e ho sempre fatto qualche lavoretto così, non tantissimo, comunque ho fatto questi ricami, ho iniziato la tendina, ho fatto questi piccoli lavori. E spero che stiate tutti bene, che possiate fare anche voi uncinetto, maglia o ricamo, visto che il canale è bello condividere tutti i lavori che facciamo. E vi saluto e spero della prossima volta farvi vedere già un po' di più la tendina che ho iniziato. Vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!